Ciao a tutti, in questo video vedremo la nuova funzione di cancellazione degli elementi da un video di Filmora. Negli ultimi mesi sono state introdotte molte nuove funzioni all'interno di Filmora che utilizzano l'intelligenza artificiale. In questo caso parliamo della nuova funzione di cancellazione degli elementi da un video, che permette di fare questa procedura in automatico. Andiamo a vedere come funziona. Se avete aggiornato la vostra versione di Filmora alla 13.6, troverete all'interno della barra degli strumenti, cliccando su una clip, questa nuova icona, che riguarda proprio la nuova funzione di rimozione degli oggetti con l'AI. Per vedere come funziona, lo proviamo con alcune riprese. Partiamo da questa ripresa e ipotizziamo di voler cancellare, ad esempio, questo oggetto che si trova sullo sfondo. Ci basterà cliccare sull'icona della rimozione oggetti, ci verrà aperta una nuova finestra molto semplice, dove è possibile utilizzare una selezione fatta a mano libera, di fatto tramite un pennello, che ci permette di selezionare l'oggetto. A questo punto Filmora cercherà di individuare l'oggetto, ma chiaramente in base alla sua dimensione potremo aver bisogno di modificare questa selezione. Quindi, per esempio, con la rotella del mouse potremmo andare a zoomare, cambiare lo strumento e selezionare la gomma. Ovviamente la dimensione dei pennelli la possiamo decidere qui a destra, per andare a eliminare tutto quello che per noi non fa parte della selezione. Riduciamo leggermente il pennello per aggiungere ancora un pezzetto di questa selezione, e quando la selezione ci soddisfa possiamo procedere con la rimozione. Chiaramente, essendo uno strumento che utilizza l'intelligenza artificiale, dobbiamo stare attenti al numero di crediti che stiamo utilizzando, quindi controllate sempre quanti crediti avete a disposizione e quanti sono necessari per l'utilizzo di questa funzione. Cliccando su Rimuovi avremo un veloce tracciamento, in quanto il software cercherà di tracciare la maschera lungo tutto il nostro video, e poi partirà in background l'elaborazione della clip. Infatti, se andiamo a zoomare, vediamo appunto che la clip viene identificata come in lavorazione, quindi non la possiamo più utilizzare. Però, visto che appunto i tempi di utilizzo di questi strumenti dipendono da diversi fattori, potremmo aver bisogno di aspettare, e quindi nel frattempo ne possiamo continuare a lavorare alle altre clip e al nostro progetto mentre l'elaborazione procede in background. Se cerchiamo di cliccare sulla clip, ci viene infatti detto che è in atto il processo di rimozione oggetti. Possiamo semplicemente evitare di lavorare a questa clip oppure annullare l'attività. Nel frattempo ha finito l'elaborazione e vediamo che effettivamente l'oggetto è stato eliminato, ed è stato eliminato lungo tutto il video. Infatti, se andiamo in play, vediamo che la cancellazione effettivamente funziona anche sul resto del video. La cancellazione può essere più o meno precisa in base intanto alla nostra selezione. Nel mio caso forse ho fatto una selezione un po' troppo stretta, e in base anche poi alle caratteristiche del filmato. Facciamo quindi un'altra prova cambiando soggetto. Quindi prendiamo ad esempio questa ripresa e proviamo a eliminare l'oggetto qui a destra. Quindi selezioniamo la clip, clicchiamo di nuovo sull'icona della rimozione degli oggetti, questa volta magari ingrandisco il pennello e vado a selezionarmi un'area un pochettino più grande per essere sicuro che vada a includere effettivamente l'oggetto. A questo punto clicchiamo su Rimuovi, vedete proprio il tracciamento lungo tutto il video che abbiamo selezionato, e parte l'elaborazione in background. Quindi in questo caso non ci resta che aspettare e vedere poi il risultato finale. L'oggetto è stato rimosso, vediamo che qui è venuto molto meglio, è praticamente impossibile vedere, diciamo almeno da questo frame, se prima c'era qualcosa o meno. E andando in play vediamo che effettivamente la rimozione è perfetta. Dicevamo appunto che dipende anche un po' dalla ripresa, perché questa è una ripresa che si presta molto bene, è una ripresa statica e l'oggetto era ben definito in primo piano, mentre nella scorsa ripresa era fuori fuoco ed era anche un oggetto piccolo, lontano, la selezione non era precisissima, e quindi vediamo che in questo caso lo strumento funziona davvero molto bene. Facciamo ancora un paio di esempi. Proviamo ad esempio a eliminare una persona. Qui ovviamente in questi casi, quando cerchiamo di cancellare ad esempio una persona da una ripresa, dobbiamo sempre stare attenti che non ci siano sovrapposizioni, questo in generale, e quindi adesso decidiamo un attimino quale vogliamo testare. Clicchiamo sull'icona, zoomiamo, possiamo spostarci col tasto centrale del mouse tenendolo premuto, e per metterlo un po' sotto stress potremmo provare a selezionare questa persona, quindi un oggetto molto grande da cancellare, che è anche in movimento, e quindi non sarà facilissimo come elemento da cancellare. Però
facciamo una prova di selezione e vediamo qual è il risultato. La selezione potrebbe andare bene in questo modo. Torniamo a zoomare, facciamo la rimozione e vediamo intanto se il tracciamento, lo capiamo dall'anteprima, sta andando correttamente. Ecco, vedete che il tracciamento in realtà, essendo un oggetto molto complesso, non è precisissimo, però possiamo comunque vedere il risultato finale non appena finita l'elaborazione. L'elaborazione è finita. In effetti vediamo che l'oggetto è stato cancellato, controlliamo il video in movimento e in effetti, anche se la selezione non era precisissima, l'ha fatto. Chiaramente è meno preciso, se vogliamo, rispetto alla ripresa precedente, ma comunque è un ottimo risultato, soprattutto se dobbiamo eliminare degli elementi non voluti della ripresa, perché effettivamente ha eliminato l'intera persona, che pure era abbastanza in primo piano, quindi comunque un oggetto molto complicato da elaborare. A questo punto facciamo un ultimo esempio, prendiamo questo video da drone con l'auto che si muove e proviamo a cancellarla dalla strada. Naturalmente per velocità, visto che il tempo di caricamento è determinato anche dalla lunghezza della clip, faccio degli esempi con delle clip piuttosto brevi per evitare di avere lunghi tempi di attesa. Clicchiamo sullo strumento, qui è necessario assolutamente zoomare e cerchiamo di selezionare l'auto ma anche l'ombra di conseguenza, in modo proprio da eliminare l'intero oggetto dalla scena. Ecco qua, forse la selezione è un po' da aggiustare perché ho preso troppo margine. Proviamo ad aumentare leggermente per avere un po' di margine di sicurezza. Perfetto. E clicchiamo su rimuovi. Vediamo che il tracciamento lo sta facendo correttamente, quindi non ci resta che attendere l'elaborazione finale. L'elaborazione è finita. A vedere il frame da solo sembra veramente ottima. Andiamo in play. Ed effettivamente la cancellazione è andata a buon fine, quindi abbiamo eliminato quello che di fatto era il soggetto principale dalla nostra ripresa. Quindi abbiamo visto questa nuova funzione di cancellazione automatica degli elementi da un video tramite l'intelligenza artificiale in Filmora. Sicuramente questa è una prima versione, quindi mi aspetto che col passare del tempo venga sempre più aggiornata e migliorata, e quindi sarà curioso vedere l'evoluzione di questo strumento. Come al solito fatemi sapere nei commenti se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.